Buongiorno cari amici, oggi vi parlerò di un libro degli anni 30, scritto da Ignazio Silone, che fu tra i fondatori del Partito Comunista Italiano e ne fu espulso negli anni del dopoguerra perché contrario alla linea stalinista del partito. Ignazio Silone è stato sempre definito un comunista diverso. Ebbe una frequentazione del Partito Socialista e poi si spostò sul Partito Comunista. Però non condivise la linea stalinista. Fu un esule antifascista, partecipò quindi alla lotta come partigiano contro il fascismo ed è considerato uno degli autori di quell'epoca più conosciuto a livello internazionale. I suoi libri sono molto interessanti, molto godibili, proprio anche per la descrizione con questi affreschi di civiltà contadina dell'epoca. Vi presento il libro Vino e Pane, un'edizione molto vecchia che vedete nell'immagine in copertina ed è un'edizione scolastica del 1977. In questo libro un perseguitato dal fascismo, Pietro, torna in un paese dell'Abruzzo e questo paese ha subito forti scosse di terremoto ed è andato mezzo distrutto. Come nel precedente romanzo Fontanamara, sono descritti i paesi abruzzesi dove è nato Silone e i ritmi di vita contadina con le loro tradizioni e le loro superstizioni. Infatti mi ha colpito in questo libro Vino e Pane la descrizione di una donna che era la fattucchiera del villaggio di questo borgo, questa descrizione di questi borghi e insomma la descrizione che ne dà che ci fa venire in mente Amelia della Walt Disney in qualche modo, ecco. Quindi questa figura oscura, così queste superstizioni, il malocchio, eccetera. Infatti Pietro, che è perseguitato dal fascismo, è il protagonista di questo libro e dovrà in qualche modo travestirsi da prete per non essere ricercato e andare in un villaggio vicino, non molto lontano. E in questo villaggio gli vengono chiesti tutta una serie di diciamo funzioni da prete, no? Di svolgere delle funzioni da prete, ma lui si rifiuta spesso, però alla fine, davanti alla sofferenza delle persone, svolge queste funzioni. Non sappiamo ancora se resisterà in questo villaggio, che viene maestosamente affrescato da Silone. Non lo sappiamo, però, perché già si stanca di stare in questo villaggio, tra l'altro Pietro è anche, oltre che travestito da prete, è anche preso da una febbre, quindi in questo villaggio doveva in qualche modo guarire da questa sua malattia. Prima di entrare in questo villaggio, si era nascosto in un granaio di un amico dove doveva stare steso la maggior parte del giorno e poi conobbe una donna, Margherita, con la quale sperava di fare l'amore, ma no, questo non accadde. Bene, allora se volete leggerlo, Ignazio Silone, Vino e Pane. Perché il vino e il pane sono, oltre che nella tradizione cristiana, due aspetti del corpo e il sangue di Cristo, sono anche due elementi fondamentali della dieta di quell'epoca lì molto povera dei contadini.
Grazie per aver ascoltato questa piccola perla e vi aspetto per le prossime recensioni. Edoardo Buso.